Conversa de intervalo traz hoje a soprano Rosária Angotti e o compositor, regente e pianista Luciano Bellini. Bem-vindos, Luciano e Rosária, nós somos muito felizes de vocês estarem aqui na sala, Cecília Meirelles. Grazie. Grazie. molto com sua anche noi. Começamos com os projetos artísticos, a atividade artística, e começo com Rosária. Você poderia nos falar um pouquinho da sua atividade? Da Italia? Sì, allora, io nasco, diciamo, come pianista, eh, insomma, inizio la mia attività mh, studiando pianoforte. Mi sono diplomata in pianoforte a Roma al Conservatorio di Roma. Ho iniziato poi a studiare canto in un secondo momento. Eh, mi sono diplomata al Conservatorio di L'Aquila e, e ho iniziato la mia carriera sin da subito. Eh, quindi principalmente la mia carriera poi è iniziata con il canto, quindi il pianoforte è stato solo un, diciamo, uno studio. Eh, ho studiato con eh, il maestro Antonella Cesari, che saluto tantissimo e eh, la ringrazio insomma, di, di questa opportunità. Eh, dopodiché ho iniziato a fare molta musica da camera, eh, produzioni operistiche. Ho vinto diciamo, un po' di concorsi internazionali di canto lirico e di musica da camera e ho portato avanti un'attività con vari pianisti e altri musicisti. Eh, ho debuttato vari ruoli tra cui la traviata. Ho lavorato in Svizzera, in Russia, insomma ho girato un po' per l'Europa. e Ultimamente sto lavorando molto in Italia e ho avuto la fortuna di incontrare il maestro Bellini, eh, con cui sono veramente onorata e fortunata di, di fare questa esperienza. Luciano, che è che você sta facendo ora e quali sono i suoi progetti futuri? Allora, adesso faccio il nonno. Da, da, da un po' di tempo il nonno è pensionato però a parte questo eh, la, la lunga pandemia mi ha obbligato a stare a casa per due anni e eh, ne ho approfittato per studiare, studiare e scrivere tantissimo eh, aggiornarmi e adesso per fortuna le frontiere si stanno riaprendo eh, ho cominciato a girare sono in Norvegia un mese fa adesso ho il piacere di stare qui da voi, che è uno dei posti che più amo al mondo, questo me lo dico veramente, e, e poi mi aspettano altre tournée come, come pianista e anche impegni importanti come direttore, Io come direttore soprattutto in Italia. E, sto scrivendo un'opera nuova, e, ho avuto la fortuna di incontrare Rosaria, che è un, un incontro magnifico, artisticamente straordinario. E, sono una persona abbastanza felice. Insomma, devo dire che nella inquietudine tipica del, degli artisti e nella mia proverbiale malinconia, questo è un periodo in cui tante novità mi rendono sereno. Diciamo sereno, felice è una parola troppo grossa. Sereno, <ride> Luciano, eh, vocês vão a presentare qui un um programma molto speciale con compositori italiani. Do, de, do século XIX, inclusive a chamada geração de 1880, como Pizzetti, Respighi e também Casal Novo Tedesco, que tem uma obra belíssima para violão e foi aluno de Pizzetti. Também tem compositores, compositores contemporâneos, como você e o Sérgio Trendini. São obras pouco conhecidas do público brasileiro. Eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre essa escolha. Sì, sono opere poco conosciute anche al pubblico italiano, devo dire. Eh, io da diverso tempo mi occupo della, dello studio e della riscoperta della generazione degli Ottanta, in quanto grazie a loro c'è stata una, la rinascita della musica strumentale in Italia, che la musica in Italia per più di un secolo era, significava soltanto bel canto, opera, melodramma a scapito appunto della musica da camera e della musica strumentale con questi compositori che scrivevano lo stesso ancora opere però dedicarono la loro attenzione alla, prima agli strumenti tradizionali come il pianoforte, il violino, la chitarra Castelnuovo tedesco ha scritto un sacco di cose meravigliose per, per chitarra e per violino e, 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 scrive, e scrivevano con un linguaggio assai particolare perché era da una parte molto legato alla tradizione, però non era neoclassico, era legato alla tradizione però con delle innovazioni significative, eh, usavano un nuovo tipo di, di armonia, della, quella che si dice eh, politonalità, cioè mettere insieme più accordi nella stessa stratificazione sonora, eh, con degli effetti però sempre molto espressivi e molto italiani. Eh, non era musica provocatoria o aleatoria o, eh, o, provo o, o, o criptica, difficile da capire, ma era musica intellettuale, di ricerca, ma allo stesso tempo anche di comunicazione. E questo equilibrio per me è straordinario, lo ricerco un po' anche nella mia musica: cioè, fare una musica che non sia banale, che non sia una musichetta di, per gli ascensori. Neanche però una musica troppo difficile, sia sì, una musica rigorosamente scritta, però che si possa anche amare, si possa anche ascoltare con, con piacere. E questi autori, secondo me, lo, lo fanno. Eh, Rosaria, você è una cantora di opera, un um repertorio, grande repertorio lírico. E io penso a você, eh, esse repertorio, repertorio moderno, contemporaneo, soprattutto la obra do Berio, eh, Lei richiede una tecnica vocale speciale? Eh, sì, allora mm, io ho spaziato molto nel, nel mio repertorio, quindi sono passata dalla musica da camera all'opera dell'Ottocento, del Settecento, fino all'opera del Novecento. Ho lavorato molto nell'opera contemporanea. E, per quanto riguarda Berio, ehm, vedo che all'interno ho, ho lavorato poco sulle opere di Berio, però su quelle poche cose che ho fatto eh, mi sono resa conto che c'era un po' una summa di tutto questo, quindi sia la capacità, diciamo una tecnica vocale eh, prettamente operistica, quindi molto piena, e sia una, una, una capacità più leggera di interpretazione. Eh, anche di emissione, quindi vicina alla, alla musica popolare. Per cui ho trovato all'interno anche di questo brano che noi abbiamo proposto ehm, un'ecletticità che mi appartiene, e quindi mm. la sento molto vicina a, al, al mio modo di fare musica e alla mia diciamo completezza un po'. Cioè mi rappresenta a 360 gradi, quello sì, sicuramente. Eh, Luciano, voltiamo a, al tema. da geração de 1880. Na sua opinião, o que fez com que eles mudassem de mentalidade, de uma tendência, eles cresceram à sombra de Verde, que morreu já nos primeiros anos do século XX. É, o que fez com que eles mudassem essa mentalidade de uma música totalmente voltada para o canto lírico e voltar, passassem a se dedicar à música mais instrumental? Uma bela demanda. Eh, impegnativa. Eh, ma io penso che, che questi compositori, eh, anche uomini di grande cultura, eh, avessero un occhio e un orecchio ben attento a ciò che succedeva in Europa e non erano limitati all, ad ascoltare le opere di Verdi eh, lo stesso Puccini, che ha scritto ancora fino ai primi, tutti i primi decenni del Novecento, Mascagni, Il Verismo. Ma loro giustamente eh, avevano raccolto l'invito dei loro colleghi mitteleuropei e, e in Europa sin dalla, da, dalla fine dell'Ottocento il linguaggio musicale si stava sgretolando, eh, si stava in una trasformazione straordinariamente veloce, stava mutando pelle proprio. E dalla fine del secolo, ai primissimi anni del Novecento, eh, l'armonia tonale è andata disgregandosi in un cromatismo sempre più esasperato, fino a, a, a dissolversi in tanti rigagnoli o atonali, eh, o dotecafonici o aleatori. Insomma, la, la, la musica m, perse un il suo paradigma unico. Ehm, e appunto, si, si articolò in tante solitudini, in tanti atteggiamenti eh, di ricerca solitari, uno diverso dall'altro, eh, non in competizione ma neanche in collaborazione, cioè tanti percorsi eh, non paralleli ma che andarono ognuno per conto suo. E in questi percorsi c'erano dei percorsi principali, fondamentali, eh, c c è, è nato l'Impressionismo. Andarono il neoclassicismo di Stravinsky e di Satie, eh, l'espressionismo di Schoenberg e Alban Berg. E, e questi autori annusarono l'aria la, di questo cambiamento e poi lo ass assaporarono completamente quando iniziarono a diffondersi, a diffondersi le opere di questi grandi compositori francesi, austriaci, tedeschi. Eh, C'era anche l'est europeo che mandava dei segnali molto. Molto forti in questa direzione e loro hanno raccolto questo invito da, da, dal resto dell'Europa e si sono inseriti in un percorso comunque molto italiano perché il linguaggio che utilizzavano non è così diverso da quello di Puccini. Sono dei, dei, dei momenti, di alcune arie che facciamo noi in cui si, si, si riecheggia la bohème, si sente aria di Tosca, c'è la teatralità di Verdi. Però sono proiettate in un linguaggio assolutamente futuribile e in continua evoluzione dinamica. Una opera italiana contemporanea essere italiano è essere melodico? Eh, sì, allora eh, sicuramente essere italiana, almeno parlo per me stessa, eh, essere italiana e avere eh, comunque questa melodia. Eh, che ricorre nel, nel, nella nostra cultura, eh, che si impone, eh, sicuramente viene riportata anche nella musica contemporanea e nella musica cameristica contemporanea. Eh, io personalmente tendo naturalmente a farlo. Eh, è un po' diverso perché la musica da camera, soprattutto quella, quella contemporanea, quella del Novecento, è fatta di, di piccole sfumature, di, di, di un lavoro eh, sulle, sulle piccole cose eh, che sono un po' lontane dalla teatralità vera e propria, però aiutano eh, anche alla teatralità. Quindi in un certo senso c'è una certa teatralità differente eh, che personalmente io... Uh, rincorro e, mi, e trovo anche all'interno del, delle mie interpretazioni, quindi sicuramente la, la riporto. La scopro, ecco, quello sì, e la sto scoprendo molto in questo repertorio, sicuramente. Eh, come, come dicevamo prima, come diceva il maestro, ehm, soprattutto ad esempio in Castelnuovo tedesco ci sono questi, questi temi lirici che, che ricorrono e che però raccontano di qualcosa di, di molto piccolo e eh, quindi unire le, le due cose fa scoprire un, una nuova chiave interpretativa che poi sì è teatrale e melodica sicuramente. Na música contemporânea, na ópera contemporânea, ou na música contemporânea em geral, Luciano, eh, eh, o fato de que consonância e dissonância são igualmente tratadas dentro de um sistema eh, híbrido, harmônico, faz com que a gente tenha mais dificuldade em criar tensão e distensão? seguramente sim, sì. seguramente sim, sì, porque o público. Quello delle grandi, ma grandi masse, il pubblico de dei non specialisti, non addetti ai lavori, hanno nell'orecchio la grande tradizione armonica del, 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 dell'Occidente, quella tradizione armonica che da Bach arriva alla musica leggera delle nostre canzoni, passando attraverso l'opera, eh, la musica da camera francese, tedesca, e quindi il linguaggio più più solidale ha un orecchio eh, comune, sicuramente quello tonale. Eh, secondo me, tonalità e atonalità non si mischeranno mai insieme perché sono portatori di due, di due messaggi diversi. La tonalità è un messaggio soprattutto di ricerca, eh, la, tonalità, la tonalità è un messaggio diverso, di ricerca. Del, del piacere della condivisione eh, eh, forse sono un pochino troppo manicheo però ecco che in Italia per esempio da vent'anni ci sta la corrente dei neuromantici neuromantici che per for, forse sono cattivo ma dico per mancanza di idee oppure anche per esaurimento di un percorso creativo storico sono ritornati indietro, ma in modo pesante, cioè ricreando le stesse armonie e anche le stesse soluzioni tecnico-strumentali della grande tradizione romantica italiana. Quindi, senti un'opera di certi compositori italiani che ti vengono in mente, da Benedetto Marcello fino a Puccini e i Beatles, insomma, tutto un gran mischione messo insieme sempre con sensibilità diverse. Poi ci sta un altro versante di, di compositori a cui appartengo immodestamente anch'io, che cercano una musica che sia della contemporaneità più che contemporanea, nel senso che pur non rinunciando alla ricerca, eh, io per esempio uso molto anche la dodegafonia, però rifacendomi eh, immodestamente agli esempi di Berg dalla piccola. Cerco una dodecaponia che sia estremamente lirica, estremamente espressiva. E nello stesso tempo uso spesso una atonalità, cercando però di fare in modo che non sia mai eh, graffiante, eh, fastidiosa, ma sia sempre funzionale a una narrazione, a un, a un discorso narrativo che nelle mie opere c'è sempre, sia che, sia che accompagnino un testo, una voce. Sia che disegnino un percorso, una sceneggiatura, un racconto implicito fatto solo di immagini e di suoni. Per cui, io penso che, la, come dici tu, la tonalità sia solo uno strumento in più, una, un, un colore in più di questa tavolozza immateriale e invisibile che abbiamo noi per costruire nuove partiture. Muito grazie per stare conosco. E voltamos agora al recital di Rosaria Angotti e Luciano Bellini.